Benvenuti ragazzi nel mio canale Il Pizzalingo. Oggi vi farò vedere il paragone scientifico dei due biscotti Sorbo e Saputo. Scientifico perché appunto abbiamo standardizzato il test secondo le tempistiche dell'altro test, quindi è un test veramente appurato. E adesso vediamo il Sorbo. Andiamo ad aprire l'altro pacco per il confronto. Questo è il biscotto Saputo, ragazzi, come avete già visto dal video, è anche un video tecnico da simbolino. Vediamo che l'imballo è molto diverso dal Sorbo. C'è scritto lato da aprire. Abbiamo anche l'ingegnere. È marchiato Saputo. Sono delle macchioline bianche, eccole qua. È normale questo. Questi sono è normale. Comunque, per essere un prodotto artigianale, guardate, hanno fatto anche una lavorazione per togliere gli spigoli. Guardate che cura hanno dedicato a questo biscotto. Guardate. Andiamo a mettere in paragone diretto con... con il Sorbo. Ricordo che la fornace Sorbo si trova a fianco a quella Saputo. Come altezza vediamo che sono praticamente identici. Il biscotto Saputo risulta meno liscio sulla superficie rispetto al Sorbo che ho ben provato. Anche questo, anche il Sorbo presenta comunque delle piccole tracce di gesso, comunque di minerale, che è normale. Le piccole imperfezioni fanno sempre parte del processo produttivo. Però il Sorbo non ha avuto quella sciccheria di andare a limare gli angoli vivi, no? Gli spigoli vivi. Come peso, così a spanne, ma ora lo vado a pesare. Sembra più pesante il Sorbo. A livello visivo, ok, il Sorbo nella parte sottostante a quella che andremo a infornare la pizza, abbiamo molte, diciamo, impurità. Mentre il biscotto Saputo è più uniforme, più liscio. Allora, io l'ho pesato con la bilancia industriale, l'ho portata al lavoro per pesarli. E allora, pesa il Sorbo 6,55 kg, c'è sempre l'ingegnere che deve venire, mentre il Saputo 6,2 kg, ormai c'ho la bilancia nelle mani. Pesa 35 grammi in più il biscotto Saputo, però c'è da dire che questo ancora deve fare il rodaggio, nel senso che deve espellere l'umidità residua che si è accumulata dopo lo stoccaggio, insomma, quando è stato fatto il biscotto ricotto, messo nei pallet, spedito, insomma, assorba un po' umidità. Adesso noi andiamo a fare un rodaggio veloce, perché comunque io ho visto che con dei biscotti così performanti, belli densi, senza crepe, possiamo anche velocizzare il tutto. Quindi andrò a impostare sempre il primo passo a 100 gradi, poco meno di 100 gradi il forno. Perché meno di 100 gradi? Perché deve evaporare un po' più lentamente. Se lo vado a mettere dentro, adesso io salterò la parte del video. Comunque è il classico rodaggio che faccio i biscotti, 100 gradi, 150 a palla. Dai, per questo test dei biscotti andrò a fare un 62% idro con aggiunta di un po' di grassi, cioè olio extravergine di oliva. Comunque vi lascio la ricettina. E allora
Io ho messo tutta la farina dentro il cestello della mia impastatrice IP Bake ISP5. Metterò tutta la farina dentro il cestello, la farò girare un po' alla terza velocità. Andrò a mettere il lievito secco. Io sto usando la farina Le 5 stagioni napoletana. Vi ricordo che sarà un 8 ore temperatura ambiente. Ho messo tutta l'acqua e adesso la farò impastare così per circa 10 minuti senza aggiungere nessun altro ingrediente. A few moments later. Io a questo punto inizio ad aggiungere il sale. Lo lascerò impastare per altri 10 minuti circa. 10 minutes later. Abbiamo terminato di impastare. Uscito fuori dalla mia impastatrice a spirale, l'impasto è molto asciutto. Lo lascerò riposare una quindicina di minuti e dopo procederò subito immediatamente allo staglio e all'appretto. Quindi farò praticamente un 6-7 ore tutto appretto a temperatura ambiente. Come promesso, ecco qua, tutto appretto. Faranno 7-7 ore e mezza di appretto, di lievitazione a temperatura ambiente. Ne approfitto per farvi vedere una modifica che ho fatto, diciamo, se così si può dire, nella impastatrice IP Bake, o comunque è valida per tutte quelle che non hanno la luce in vasca. Ragazzi, è una genialata. Magari metto anche il link in descrizione di questa lampada bella, bellissima lampadina. Si accende, si spegne, c'è anche quella con il sensore di movimento che a noi non interessa. È una bella lampada con comoda con la lampadina, vedete, è molto 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 utile. In questo canale troverete soluzioni del genere con poca spesa, tanta resa. Dai! Perfetto, adesso è arrivata l'ora di andare a provare questi biscotti. Io prima proverò il biscotto sorbo. Mi sono già preparato lo specchietto per rispettare le tempistiche che ho usato nell'altro test del paragone tra il biscotto standard e il biscotto ventilato. Vi lascio anche il link se volete andarlo a vedere. E manderemo tutte le stesse impostazioni per appunto standardizzare questi test. La platea la vado a mettere a 350 e il cielo al massimo. Accendo e faccio partire anche il timer di preriscaldamento di 15 minuti. Quindi ci rivediamo tra 15 minuti, però prima voglio mostrarvi cosa dovete fare con i biscotti nuovi. Con i biscotti nuovi, sia prima che dopo il rodaggio, magari passate un panno umido perché c'è tutta la lavorazione sopra, no? Perché è pieno di polvere, vedete? Altrimenti questo qua ve l'ha andato a mangiare dopo, quindi questo io consiglio sempre di passare un panno umido ma non bagnato, appunto per andarlo a spolverare, come no, sia prima che dopo il rodaggio. Ecco, passati 15 minuti, il primo preriscaldamento andiamo a misurare con lo stesso termometro. 284 gradi. 284. Adesso gli diamo altri 10 minuti, esattamente come l'altro test. Ecco, andiamo con il secondo timer. Si è appena staccata la resistenza della platea. Adesso andiamo a misurare. Inquadra. 390 gradi esatti. E gli andiamo a dare altri 10 minuti. Siamo a 35 minuti. Sì, 35 minuti. 462-63. Noto
noto che siamo già più in alto del biscotto standard. Il biscotto standard a quest'ora aveva già fatto 460 gradi, mentre il ventilato solo 433. Quindi ci siamo. Ha delle buone caratteristiche. Allora adesso io mi preparo a infornare, no? Mi stendo una bella pallina. E quindi, come le altre volte, dopo 40 minuti di preriscaldamento io vado a infornare. Quindi il test è identico alle altre volte. Andiamo a misurare. Vediamo adesso a che temperatura è. Stiamo infornando a 472 gradi, quindi dopo 40 minuti esatti di preriscaldamento. Dobbiamo misurare la perdita del biscotto. 400 gradi. Allora, la pizza è venuta veramente bene. Andiamo a vedere quello che interessa a noi, ovvero la base. Così la vedo anche io. La base è venuta bene. Questo è il biscotto sorbo. Adesso noi andremo a vedere in 7 minuti il recupero che ha questo biscotto. A few moments later. Perfetto. Trascorsi 7 minuti. Andiamo a misurare. 473 gradi. Adesso iniziamo la prova del biscotto saputo. Temperatura come prima, cielo al massimo 500 gradi e platea 350. Andiamo a impostare il primo timer da 15 minuti. Il primo timer da 15 minuti con il biscotto saputo. 303 gradi. Altri 10 minuti. Alla fine di questi 10 minuti, 406 gradi. E gli diamo altri 10 minuti. Abbiamo l'ultimo timer per questo biscotto saputo. Senti come scotta. 467 gradi. Andiamo a fare questa pizza per il biscotto saputo. Andiamo a vedere sotto. 416 gradi, 420.
Dopo i 7 minuti di recupero, vediamo quanto ha recuperato. 4,76. Eccoci per tirare le somme, anche se secondo me non serve più di tanto, però è giusto seguire l'altra scia dell'altro video. Vi lascio comunque il video in descrizione del paragone con il biscotto ventilato, quello fornito da Cusimano, e il biscotto standard senza marchio che fornisce F1. A parte la, come abbiamo visto in precedenza, la qualità, la fattura del biscotto Saputo è fatto veramente bene, anche se nel lato visivo, se così possiamo dire, ha un piccolo problema, che il mio esemplare non è perfettamente dritto nella base, quindi nel forno ho notato che leggermente traballava dentro il forno, ma questo non è assolutamente un problema, prima di tutto perché lo sappiamo, lo continuiamo a dire tutti noi youtuber, sono dei manufatti artigianali, infatti non ce ne sarà uno uguale all'altro. Le piccole imperfezioni sono le loro caratteristiche. Detto questo, io adesso cosa farò? Girerò, andrò a scartavetrare gli angoli che sono leggermente più alti, in modo da farlo diventare planare. Riguardo le prestazioni, quello che praticamente interessa a tutti, come abbiamo visto ragazzi, non c'è chissà quanta differenza anche con le temperature. Detto, io adesso non ho una memoria forte, quindi mi sono anche fatto degli appunti. Allora vediamo che dopo 15 minuti di preriscaldamento il biscotto sorbo ha raggiunto 284 gradi, mentre il biscotto saputo ha raggiunto 303 gradi, 19 gradi in più rispetto al biscotto sorbo. Dopo altri 10 minuti, sulla scia dell'altro test, abbiamo rilevato 390 gradi sul sorbo e 406 sul biscotto saputo. Quindi qui la differenza si andava a sottigliare. Avevamo una differenza di 16 gradi a favore del biscotto saputo. Dopo altri 10 minuti, siamo circa verso le tempistiche con cui tutti noi inforniamo, ho misurato 462-463 gradi sul sorbo e 467 sul saputo. Cioè, siamo una differenza di appena 5 gradi, ragazzi, è praticamente ininfluente per la pizza napoletana, proprio non cambia niente. Dopo la prima infornata, ho misurato anche la perdita di temperatura che ha il biscotto, perché cede la sua temperatura alla pizza per cuocerla, no? Quindi abbiamo 405 gradi sul sorbo e 420. Quindi cosa si traduce a questi numeri? Ha ceduto meno calore il biscotto saputo. Il recupero invece è praticamente identico, non cambia niente. Dopo 7 minuti, sempre sulla falsariga dell'altro video, hanno recuperato entrambi pienamente tutti i gradi. Quindi, adesso ragazzi, chi cuoce meglio? Io non ho trovato particolari differenze da dire no, questo fa schifo, scusate il termine, e questo è un top di gamma, questo è il biscotto da comprare assolutamente. Cuociono tutte e due in maniera impeccabile, la pizza è venuta veramente ben cotta e non ha bruciato niente. Quelle macchioline poi ognuno le preferisce più pallida, quelle sono gusti, io non ci posso fare niente, io parlo per la mia esperienza, per i miei gusti. L'unica vera differenza tra i biscotti io l'ho trovata con il biscotto Cusimano, con il biscotto fornito, il biscotto ventilato che arrivava con i forni, non so se arriva ancora, perché appunto aveva una cottura non omogenea, molto, vado a vedere il video, non era carbonizzata, attenzione, magari richiedeva un po' più di pratica nel gestire quel tipo di biscotto, ma anche lì è solo il mio esemplare, perché ovviamente le vostre opinioni comunque sui forum di pizza ne troverete di ogni. Quindi ritornando a questo test, veramente io non trovo differenze se non nel lato estetico. Poi a livello di il colore adesso è diventato quasi uguale, perché prima questo non aveva fatto il rodaggio. A livello di composizione io non trovo, anche perché non ho un microscopio, non ho un laboratorio analisi,
sembrano uguali, sembra lo stesso tipo di materiale, anche perché è quella la zona dove vanno a raccogliere il materiale, l'argilla. Anche appunto il peso del biscotto Saputo è leggermente inferiore, parliamo di 350 grammi, rispetto al biscotto Sorbo. In cosa si traduce questa parità di dimensioni? È un po' meno denso, secondo me è un po' meno denso come materiale, quindi magari dentro ci saranno anche dei componenti che non è proprio al 100% argilla come l'altro. Comunque a noi non ci interessa questo, a noi interessa che faccia delle buone pizze. Comunque ragazzi, se volete comprare un biscotto potete scegliere sia, secondo me la mia personale opinione, sia il biscotto Sorbo che il biscotto Saputo, perché si equivalgono in termini di prestazione. Ripeto, ha qualcosina in più, un boost in più che tende a far favorire il biscotto Saputo, appunto la cura maniacale nei dettagli. Come al solito ragazzi, voi iscrivetevi al canale, perché ragazzi veramente voi non costa nulla, però per la crescita del canale è molto importante, quindi andatevi subito a iscrivere, mettete like, andate a commentare il video se avete qualche dubbio, se avete delle richieste su alcuni test.